Qui vediamo tutte le possibili combinazioni di segni che si possono verificare. A sinistra, quando la carica sorgente Q grande è positiva, a destra, quando la carica sorgente è negativa. Con il colore verde, il caso della seconda carica Q minuscola positiva, sia a sinistra che a destra. Con il colore rosso, la seconda carica Q minuscolo negativa, sia a destra che a sinistra. Con il colore blu, il campo elettrostatico e il potenziale elettrostatico generati dalla sorgente, sia a sinistra che a destra. Quindi con il colore blu, quelle grandezze fisiche che dipendono soltanto dalla carica sorgente e che esistono anche senza la seconda carica, e appunto sono il campo elettrico e il potenziale elettrostatico. Invece in colore rosso e verde, quelle grandezze fisiche che esistono soltanto se c'è anche la seconda carica. Cominciamo dal campo elettrico: una carica sorgente positiva genera un campo elettrico verso l'esterno, una carica sorgente negativa genera un campo elettrico verso l'interno. Inoltre genera anche un potenziale elettrostatico che ha lo stesso segno della sorgente, quindi un ramo di iperbole positivo se la carica sorgente è positiva, un ramo di iperbole negativo se la carica sorgente è negativa. E questa è l'espressione del potenziale elettrostatico, positivo e negativo. Una seconda carica, Q piccolo, prendiamola positiva, interagisce con il campo elettrico e nasce una forza elettrica nello stesso verso del campo elettrico. Se la carica è negativa, nasce una forza elettrica nel verso contrario e la stessa cosa è mostrata qua. La carica positiva di colore verde sente una forza elettrica nello stesso verso del campo, la carica negativa di colore rosso sente una forza elettrica nel verso opposto al campo. Poi la carica Q piccola interagisce anche con il potenziale che ha generato in quel punto la carica sorgente e acquista la carica Q piccola un'energia potenziale elettrostatica UE che ha lo stesso segno del potenziale se la carica Q piccola è positiva, invece ha il segno contrario al potenziale se la carica Q minuscola è negativa. Di conseguenza i grafici sono un ramo di iperbole positivo oppure un ramo di iperbole negativa. E qui è rappresentata la carica positiva o negativa come se rotolasse lungo questo pendio dell'energia potenziale elettrostatica nel tentativo di diminuire spontaneamente la propria energia potenziale elettrostatica. Giustamente, quando le due cariche hanno lo stesso segno positivo, la carica Q piccola viene respinta, quindi si allontana. Quando le due cariche Q grande e Q piccolo hanno segni opposti, Q grande positivo, Q piccolo negativo, la carica Q piccolo viene attratta, quindi rotola verso il centro. In questi altri grafici la carica sorgente è negativa, il potenziale quindi è negativo, la seconda carica positiva interagisce con questo potenziale e nasce l'energia potenziale elettrostatica negativa. Giustamente la carica rotola verso l'interno perché abbiamo una carica negativa sorgente e una carica positiva che sente la forza di Coulomb e quindi le due cariche si attraggono, negativa e positiva. La carica Q piccolo rotola verso l'interno. Invece, se la carica Q piccola è negativa come la sorgente, abbiamo una forza repulsiva. Si vede che la carica Q piccolo rotola verso l'esterno, viene respinta dall'altra carica che ha il suo stesso segno.